conclusione di successo per i fiori di Castellaro, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Città di Monzambano, in stretta collaborazione con l'Associazione Culturale Amici di Castellaro e la direzione artistica curata da Lara Fezzardi, che nel corso delle quattro giornate a loro dedicata hanno proposto un ricco panorama di eventi. Sono stati realizzati convegni e mostre florovivaistiche, in particolar modo vorrei ricordare la presenza di Luca Mercalli, che ha fatto sì che il borgo fosse veramente popolato da interessati ai cambiamenti climatici degli ultimi anni, e le mostre che si sono susseguite all'interno di Corte Uccellanda, agli show cooking e a tutti i laboratori che hanno allietato questi quattro giorni perfettamente riusciti grazie soprattutto alla vostra presenza. Davvero avvincente la mostra fotografica di Mutti e Salandini relativa alla flora e alla fauna dell'Alto Mantovano, le immagini di Elio De Stefani all'interno di Corte Uccellanda e gli scatti di Salvatore Sanna relativi ai fiori. Ad allietare i tanti visitatori nei quattro giorni di festa, i trampolieri, la Dama della Primavera e le teste fiorite di Arte e Capelli di Roberta Bombana. A fare da cornice le vie del borgo arricchite di piante e fiori ricercati, allestiti dai vivaisti e dagli espositori con tanti articoli curiosi, ma anche saporiti come le visciole marchigiane, i formaggi della Francia Corta, i succhi, i pani caserecci, olio, tisane, zafferano, gelati ai fiori, torte tradizionali, tra cui la gustosa proposta di corte e torte con sfiziosi aperitivi e buon vino locale. Un successo a 360 gradi, e di questo veramente un ringraziamento infine va alla Fondazione Città di Monzambano e i suoi volontari che si sono prodigati per diversi giorni nell'organizzazione di questa festa. A nome della Fondazione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, a questa mostra, agli espositori, all'amministrazione comunale, agli amici di Castellaro. Non è mancata l'aria riservata ai bimbi con l'intrattenimento dell'associazione Cappellaio Matto, che ha fatto divertire i più piccoli, e le interessanti visite guidate curate dai volontari del Parco del Mincio all'interno della riserva naturale, con tanto di tour in carrozza tirata da due splendidi cavalli bianchi.